Allora, salve a tutti. Per argomentare questa mozione che purtroppo, come giustamente suggeriva la collega, è ormai datata perché parliamo di giugno 2018, ci sono stati parecchi sviluppi nel frattempo e io ci tengo a sottolinearli perché l'amministrazione sta facendo quello che in tantissimi anni non era stato fatto, tipo assumere veramente tanto 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 personale, tra cui 350 vigili che già sono in servizio, ai quali seguiranno altri 300 a brevi per poi ripianare, non dico tutto il gap che si era creato nel corso degli anni, ma almeno per restituire a Roma quella forza che serve proprio a controllare e a presidiare il territorio, anche in questi casi. Abbiamo chiuso il Campi River, come giustamente diceva, e ci apprestiamo, spero a breve, a chiudere anche altri campi. C'è stato l'incontro, c'è stato a luglio, quindi il decreto della Terra dei Fuochi del Ministro Costa. C'è un'interlocuzione aperta, con il Ministro. E proprio ieri la sindaca è stata ricevuta insieme ad altri sindaci dal Presidente del Consiglio, quindi l'attivazione è massima. Sul tema specifico dobbiamo rilevare invece che i 13 milioni di euro citati nella mozione si dovrebbero riferire a un intervento che era stato, come dire, annunciato, ma poi non ha avuto nessun seguito, perché questi 13 milioni di euro di fondi europei effettivamente non se ne è visto nessuna traccia proprio. Quindi io andrei un po', diciamo, a sintetizzare la mozione come assolutamente pleonastica e priva di forza, perché chiede un impegno per dei soldi che di fatto non erano stati stanziati, perché ricordo la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno, insomma, delle periferie, che poi si è concentrata soprattutto col discorso preelettorale dei roghi facendo un tour in tutte le periferie romane, non ha poi di fatto portato a quell'attivazione che doveva essere concretizzata nello stanziamento dei fondi. La legge diciamo, che doveva di chiusura di consiliatura non ha poi previsto, nonostante anche le nostre richieste di supportare una qualsiasi azione, diciamo, a migliorare le periferie, non ha visto nessun risultato concreto. Quindi tante chiacchiere, tanto fumo, tanti sopralluoghi e nessun impegno concreto dal precedente governo. Questo invece ha, come primo atto della propria consiliatura, fatto un decreto e chiaramente interlocutoriamente il dialogo è apertissimo e siamo certi che anche Roma verrà ricompresa nel successivo decreto attuativo per sconfiggere definitivamente questo odioso e veramente criminale fenomeno che produce morte e malattie sul territorio. Quindi il nostro voto sarà di astensione perché la mozione è assolutamente, ripeto, pleonastica. Grazie. Grazie.